Vi ringrazio innanzitutto per questa presenza. Siete tantissimi, nonostante il caldo, nonostante sia la settimana di Ferragosto. Questo è il segno, è la prova, la dimostrazione di tutto l'affetto che questa città, che la cittadinanza di Coreno prova per Don Raffaele, nonostante siano passati 20 anni dalla sua morte. Oggi siamo qui per ricordarci di lui e per dedicargli uno spazio pubblico del nostro paese. E dicevo, vi ringrazio, ringrazio tutti i concittadini, ringrazio il mondo dell'associazionismo che è presente, che fa sentire costantemente la sua presenza nelle iniziative che vengono organizzate a Coreno. E ringrazio i sindaci e i delegati dei paesi circostanti. Ringrazio il sindaco Oreste De Bellis di Castelnuovo, l'assessore Anna Santa Maria del comune di Ausonia, Leonilde Rotondo, vice sindaco di Esperia, l'assessore Mattei e il presidente del consiglio comunale di Cicco del comune di San Giorgio. Ringrazio altresì gli ospiti che vi presenterò, che diranno due parole uno ad uno e che chiamerò insomma a parlare e nulla. E vorrei precisare che l'idea di intitolare questo piazzale a Don Raffaele nasce qualche anno fa per iniziativa del Consiglio Pastorale della parrocchia di Coreno ed è stata un'idea accolta dal parroco Don Andrea, che oggi non è presente perché si trova in Polonia dalla sua famiglia, ma che ci manda i suoi saluti e che io personalmente tengo a salutare, e lo ringrazio. L'idea è stata ovviamente accolta con piacere dall'amministrazione Corte, che in quel periodo era, diciamo, guidava il paese, e poi successivamente accolta con altrettanto favore dall'amministrazione Costanzo, che ha proseguito l'iter per portare, diciamo, a compimento questa iniziativa. Quindi inviterei uno alla volta a parlare i nostri ospiti, cominciando, e ovviamente ringrazio il vescovo per aver accolto questa iniziativa e che ci dirà due parole dopo e porterà i suoi saluti e benedirà la targa per Don Raffaele. Invito a parlare Margherita Coreno, la presidente dell'Azione Cattolica di Coreno. Una cosa un po' antipatica, invito tutti gli ospiti a restare nei 5 minuti per i saluti, perché dopo abbiamo un altro evento. A nome del Consiglio Pastorale, della comunità parrocchiale tutta e come Presidente dell'Azione Cattolica di Coreno Ausonio, un grazie a tutti coloro che si sono prodigati per la celebrazione e l'intitolazione del piazzale a Don Raffaele. Grazie anche a tutti i sacerdoti presenti, al nostro arcivescovo, all'amministrazione, ai familiari e a tutti voi qui presenti. Don Raffaele, uomo mite e umile, ha con la sua semplicità e testimonianza di fede formato giovani generazioni all'amore per il Signore e per il prossimo, gettando semi per nuovi responsabili educativi ed associativi nella sua tanto amata Azione Cattolica, di cui lui stesso ne curava la direzione spirituale a livello parrocchiale e come assistente dell'equipe ACR diocesana negli anni Ottanta. Io, giovane educatrice di AC nel 99, non posso non ricordare quanto si spronava all'essere educatori formati, al fare il possibile in base alle nostre forze, ma dando il massimo di noi stessi. È stato un attento educatore e formatore di noi nuove generazioni, che sapeva riprendere e ammonire anche in maniera decisa, ferma e a volte anche scherzosa. Chiunque l'ha incontrato conserva in sé un ricordo, il suo sorriso non lasciava indifferenti. È stata una guida discreta, ma presente in una comunità parrocchiale che tanto lo ha amato per più di 20 anni,
ha testimoniato con la sua vita il suo ministero. La sua malattia, seppur debilitante, non l'ha mai ostacolato nel testimoniare Cristo e nel guidare la comunità con dedizione ed entusiasmo, offrendo le sue sofferenze al Signore fino alla sua prematura morte. Uomo che amava la pace tra le famiglie e che cercava di far comprendere come non ci dovessero mai essere divisioni legate ai beni personali, alle diverse idee ed opinioni che devono divenire ricchezza e non costituire intralcio e divisioni. Ed infatti spesso ci faceva mediatore e compagno di strada vicino a queste difficoltà umane. Vogliamo ricordare anche la sua mamma Antonietta, che Lello, così lo chiamava, tanto amava e che discreta come lui gli è sempre stata accanto nei momenti belli, ma anche in quelli difficili della sua vita. Quindi oggi lo vogliamo ricordare così: figlio, guida spirituale, assistente, amico, fratello, educatore, uomo vicino alle famiglie, malati e meno fortunati a chi aveva bisogno. Speriamo che da lassù continui a guidarci e a proteggerci. Il segnalibro che è stato consegnato è per ricordarlo, e chi volesse può prendere anche il libretto con una piccola offerta che nel decennale della sua dipartita ha visto coinvolgere e raccogliere alcuni dei ricordi che la nostra comunità conserva di Don Raffaele. La sua memoria non deve andare persa. La comunità occorre continuare a trasmettere alle giovani generazioni, che devono conoscere e sapere che ciò che una comunità diviene è opera anche di testimoni di fede come lui. Grazie a Don Raffaele. Saluto il presidente della provincia Antonio Pompeo, che ci ha raggiunti qualche minuto fa, e inviterei tra noi Nicola Pimpinella, nipote del nostro Don Raffaele, fratello del nostro Don Raffaele. Buonasera. Raccogliendo l'invito di Simone Gargano per un breve intervento da parte di un rappresentante della famiglia, innanzitutto rivolgo un doveroso e deferente ossequio all'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari, che ha voluto con la sua presenza onorare questo evento e recare la sua paterna benedizione. Un saluto cordiale al sindaco Simone Costanze, figliolo di un caro ed indimenticabile amico, e all'intera amministrazione comunale, che si è resa interprete dei sentimenti della comunità parrocchiale, sostenendo il progetto dell'intestazione di una piazza a Don Raffaele. Desidero altresì esprimere il più vivo ringraziamento al Consiglio Pastorale per la costanza e l'impegno profuso per il compimento di questo gesto di omaggio in memoria del loro pastore. Parimenti, saluto anche i sindaci e gli amministratori precedenti dell'epoca del suo apostolato, che gli sono stati sempre vicini e solleciti, come tutti, nel dare ogni forma di collaborazione. Saluto naturalmente le autorità civili dei comuni dei dintorni, il presidente della provincia di Frosinone e tutti coloro che ci onorano della loro presenza. Per ritornare, egli è stato il pastore di tutti, indipendentemente dalle idee e dal colore politico, svolgendo un'opera di pace e mai facendosi coinvolgere nelle inevitabili diatribe politiche. E non amministratori pubblici. Dico subito che non mi addentrerò in discorsi celebrativi della persona e dell'opera di Don Raffaele, che forse avete conosciuto meglio di noi, è vissuto con voi e lo avete visto in campo, e di cui voi stessi avete dato testimonianza nell'occasione della dipartita e nella ricorrenza del decennale con meravigliose parole nei vostri discorsi e nei vostri ricordi, mettendone in rilievo
le meravigliose parole dei vostri discorsi e dei vostri ricordi, mettendone in rilievo la fede profonda, la mitezza e nel contempo la fermezza del carattere, l'opera sociale e lo speciale interesse per i giovani e l'azione cattolica. Desidero evidenziare una sola cosa: l'affetto di cui l'avete circondato tutti, donne, uomini, grandi e piccoli, giovani e anziani, fedeli, osservanti e meno osservanti, amministratori pubblici, organizzazioni parrocchiali e tutto il popolo di Coreno. Tutti gli siete stati vicino, gli avete consentito di affrontare il suo ministero, cui malgrado la malattia ha dedicato tutte le sue forze, con entusiasmo e gioia e con quel fondo di ironia nel suo sorriso che gli serviva per drammatizzare le angosce e le preoccupazioni di chi chiedeva sostegno, con molto amico e grande disponibilità, sorriso che trovo e rivivo rappresentato nella bella locandina e nel segnalibro. Il segnalibro, da tenere presente quotidianamente nei momenti della preghiera o anche nella lettura di un libro qualsiasi, un'idea semplice ma significativa, espressione di un affetto che il tempo non ha scalfito. Sappiamo noi della sua famiglia che in mezzo a voi è vissuto in serenità e in letizia, sicuro nell'efficacia della sua missione, nella sincerità e chiarezza di rapporti, nei sentimenti genuini di amicizia e fedeltà che il popolo di Coreno ancora sa offrire. Dal vostro affetto ha tratto specie nell'ultimo periodo, quando la malattia si è aggravata, un vigore e una forza di volontà per giungere fino alla fine terrena con la gioia di aver combattuto la buona battaglia, come nelle parole di San Paolo. La manifestazione di oggi è il segno tangibile di come dopo 20 anni ne avete saputo conservare nei vostri cuori un ricordo vivo e indelebile. Grazie di tutto, questo, e ve ne siamo grati. Ma di una cosa siamo certi: egli vi ha amato in egual misura, donandosi interamente, e che dall'alto continua ad amarci tutti, impetrando su di noi la protezione della Vergine. Grazie ancora. Invito ora a raggiungerci Domenico Corte, che da principio ha accolto l'istanza proveniente dal Consiglio Pastorale. Ringrazio innanzitutto il Sindaco e l'intera amministrazione comunale che mi dà l'opportunità di portare un saluto e un mio contributo sulla figura di Don Raffaele. Come diceva il capogruppo Rosalba, dalla prima volta da piena Don Andrea, in occasione della cena di beneficenza, ha preannunciato questa iniziativa in onore e in ricordo del nostro caro Don Raffaele, ho subito accettato e ho subito data la massima disponibilità da parte dell'amministrazione, quindi ringrazio anche la nuova amministrazione che ha proseguito in questo progetto. Saluto tutte le autorità presenti, il Presidente della Provincia, i sindaci e i rappresentanti dei comuni, i fratelli, i familiari di Don Raffaele, tutti i parroci che hanno partecipato oggi a testimonianza della vicinanza alla nostra comunità e a Don Raffaele, e un saluto particolare all'Arcivescovo di Gaeta, con cui in questi anni abbiamo avuto modo di collaborare. La sua presenza qui testimonia il suo forte legame al nostro territorio, perché ha partecipato non solo alle funzioni, alle celebrazioni religiose, ma anche a celebrazioni, ad eventi pubblici e civili, proprio a testimonianza della sua vicinanza a Coreno. E lo ringrazio pubblicamente per quanto ha fatto per quanto riguarda l'Istituto delle Suore, che è stato prelevato dalla curia arcivescovile di Gaeta e quindi resterà in quelle che erano le iniziali, cioè per opere di beneficenza. Grazie arcivescovo, veramente di cuore.
Parlare di Lo Raffaele non è semplice per chi come me ha avuto tantissimi contatti fin da ragazzo, fin dai primi anni della sua venuta a Coreno, un momento particolarmente difficile perché c'era il parroco del dopoguerra, Don Erasmo, che ormai aveva raggiunto una certa età e quindi arrivava un prete, un parroco giovane, meno di 30 anni, anche perché prima di assegnargli la sede di parroco di Coreno aiutava Don Erasmo negli ultimi anni che purtroppo stava male. Come diceva chi mi ha preceduto, si è subito impegnato e ha accolto e raccolto attorno a sé tantissimi giovani, creando le varie azioni cattoliche giovanili, ragazzi, ma anche con le persone più adulte. Si è sempre dato da fare, nonostante la sua malattia che viveva quotidianamente. Quindi, come è stato detto, anche in chiesa è stato un pastore sofferente, un pastore sofferente che ha vissuto la sua missione proprio nella passione che Gesù Cristo ha vissuto, lui l'ha vissuta quotidianamente, in mezzo a noi, in mezzo alla comunità di Coreno, che deve comunque ringraziarlo per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che ha donato a tutti noi. Perché se poi gli altri giovani di oggi, che magari non hanno avuto il piacere, l'onore di conoscerlo, hanno trovato i locali rinnovati, hanno trovato l'azione cattolica, hanno trovato il coro parrocchiale grazie al suo impegno, ripeto, quotidiano. Io ricordo che ci mise a disposizione la sala parrocchiale, facemmo il circolo culturale Don Erasmo Ruggero, facemmo la Passione Vivente, proiezioni di film, tantissime iniziative, e mi diceva sempre: pensate di più alle pecorelle disperse, cercate di coinvolgere i ragazzi che vanno al bar, che stanno lì senza fare niente, non coinvolgete quelli che già vengono all'Azione Cattolica o in chiesa. E facemmo tantissime belle iniziative, quindi penso che sia giustissimo avergli dedicato questo spazio, e quindi ringrazio tutte le associazioni parrocchiali, in modo particolare l'Azione Cattolica e il Consiglio Pastorale e il suo presidente Simone Gargano per questa idea, e penso che Don Raffaele da lì su continua a guidare le sue pecorelle. Lui soffriva per la sua malattia, ma spesso ricordava a tutti che soffriva molto di più per la divisione che vedeva nel paese, e quindi io mi auguro che ci sia sempre più serenità, sempre più amicizia nella nostra comunità, come lui fortemente ha cercato in ogni occasione di insegnarci. Vorrei concludere con una piccola poesia che fu scritta tempo fa da Andriana. Uomo di Dio, sofferente, per noi roccia di santità e di luce, scia di luce traspare dai tuoi occhi, orizzonti sereni dal tuo servizio, dal tuo sorriso, profumo di eternità dal tuo parlare, speranza in Dio che ci hai fatto amare. Grazie Don Raffaele per quello che hai saputo donarci. Saluto anche Mauro Buschini, presidente del Consiglio regionale, che ci ha appena raggiunto, e invito la presidente diocesana dell'Azione Cattolica, Paola Valeriano, a raggiungerci.
Buonasera a tutti. E sono felicissima di portare il saluto dell'Azione Cattolica Diocesana, che qui è rappresentata da molti responsabili attuali della presidenza diocesana e quasi al completo da alcuni assistenti, quasi tutti, dall'assistente unitario e dei due assistenti della CR, da una parte dell'equipe della CR diocesana e da molti ex responsabili che sono venuti dalle varie parti della diocesi per onorare Don Raffaele. Don Raffaele è stato assistente della CR dal 1980 al 1985 per due trienni e io in quell'occasione ho avuto modo di collaborare con lui perché nel frattempo ero vicepresidente dei giovani, quindi sono stata anche io due trienni nella stessa presidenza con Don Raffaele, il primo triennio con il professor Paolo Grossi e il secondo triennio con Erasmina Ruggero, un'altra anima radiosa di questo nostro paese, di questa vostra parrocchia. Ho incontrato la sorella e abbiamo ricordato i bei tempi di quando venivamo in casa di Erasmina a fare la presidenza diocesana. E quindi Don Raffaele per noi è di casa. Chi l'ha conosciuto, ma anche chi l'ha conosciuto all'ultimo momento, ha potuto apprezzarlo proprio come assistente della CR, dell'Azione Cattolica, ma nel collegio degli assistenti come un rappresentante, ecco, come del vescovo in mezzo a noi. E di Don Raffaele mi piace ricordare tre cose, no? Quello che dovrebbe essere un assistente di Azione Cattolica è che Don Raffaele è stato un uomo in comunione e di comunione, perché ha sempre vissuto la sua comunione con il Vescovo e con il clero diocesano, l'ha sempre vissuta insieme a noi e ci ha sempre, insieme agli altri assistenti, esortati a vivere la comunione tra di noi e con tutta la Chiesa. E di Don Raffaele ricordo la sua, intanto nella sua umanità, questo sorriso che certe volte ti prendeva anche in giro, insomma, no? Ti faceva capire in maniera sorniona determinate cose, insomma, che passavano più con il sorriso che con altro. Quindi la sua profonda umanità, il suo essere un uomo di fede e il suo essersi messo accanto ai laici con discrezione, con umiltà, facendoli crescere, ma anche indicando loro il cammino della santità, come ogni sacerdote e come ogni assistente in Azione Cattolica dovrebbe fare, indicare il cammino della santità. E questo ce l'ha indicato soprattutto con la sua testimonianza. E credo che questa sua testimonianza abbia portato tanti frutti, innanzitutto in questo paese, dove c'è un'Azione Cattolica florida che ha appoggiato le sue basi su questi pilastri e che sicuramente sarà in grado di continuare questa sua testimonianza, di poter vivere tutto quello che ha imparato, tutto il seme che è stato gettato, di poterlo far fruttificare allora ancora per tanto tempo. Grazie ancora e un ringraziamento particolare a tutti coloro che sono venuti e che portano ancora nel cuore Don Raffaele. Il sindaco ci dirà adesso anche lui due parole. Sì, molto velocemente, anch'io mi unisco alle lodi per Don Raffaele. Anch'io ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, come tanti di voi. È stato il parroco della mia adolescenza. Mi sono formato con l'Azione Cattolica nei 6-8, nei 9-11, nei 12-14, poi nei giovanissimi ho fatto tutta la trafila, poi mi sono rovinato con la politica, ho lasciato perdere l'Azione Cattolica e magari è stato anche un peccato. Quindi vengo da quel mondo, conosco il suo impegno per Coreno, il suo impegno per l'Azione Cattolica, il suo impegno in parrocchia. Ho avuto la fortuna di condividerci anche con la mia famiglia momenti personali, quindi so e conosco le doti umane, spirituali di Don Raffaele, a cui mi legava e mi lega ancora adesso un profondo affetto, così come credo che sia un patrimonio comune di tutta la comunità.
così quando Don Andrea, Simone e lo stesso Mimmo mi hanno parlato di questa iniziativa ne sono stato molto felice, molto contento e credo che sia bello per la nostra comunità avere questo piazzale intitolato a Don Raffaele, averlo anche come comunità unita su questo sacerdote che per 20 anni ha scritto la parte della storia della nostra comunità e l'ha fatto con un suo stile bonario, semplice, ma di grande spiritualità e di grande affetto. Quindi oggi sono particolarmente felice di questo avvenimento, sono altrettanto felice dell'accoglienza che c'è stata di questa iniziativa nella nostra comunità e quindi oggi è veramente un bel giorno e mi piace condividerlo da sindaco con la mia città. Grazie. Grazie sindaco e adesso ascoltiamo i saluti del presidente della provincia Antonio Pompeo. Grazie ovviamente al sindaco Simone Costanzo, alla sua amministrazione per avermi invitato questa sera nella vostra cittadina. Un'ulteriore occasione per continuare a conoscere, ad approfondire ed apprezzare le nostre tantissime e bellissime realtà della nostra provincia e anche l'occasione per conoscere Don Raffaele, per approfondire la conoscenza di Don Raffaele. Con tutta sincerità, un personaggio che non conoscevo, un personaggio non noto, ma un personaggio, come ho avuto modo di ascoltare attraverso le tante testimonianze di coloro che mi hanno preceduto, un personaggio che tanto ha dato alla vostra comunità, un personaggio che ha lottato fino alla fine, nonostante le tante difficoltà, ma che si è adoperato per la vostra comunità senza mai risparmiarsi. E credo che questo sia un momento davvero bello per questa comunità, intitolare un piazzale, ma la cosa più bella è vedere tanto affetto e tanta partecipazione. Questo è il messaggio più importante che scaturisce da questa serata. E per questo voglio veramente complimentarmi e soprattutto spendere parole di apprezzamento nei confronti delle associazioni, dei cittadini, saluto anche l'arcivescovo di Gaeta, ma soprattutto nei confronti di tutti coloro che hanno voluto questo momento, in particolar modo l'amministrazione comunale. Ricordare una persona che tanto ha dato, una persona che ha lavorato per i valori sociali, civici e religiosi della nostra e della vostra comunità. Quindi mai dimenticare, perché oggi troppo spesso, come vediamo, i valori vengono messi quotidianamente in discussione. Quindi un'amministrazione, una comunità che lavora per tenere in vita questi valori, ma soprattutto per trasmetterli alle nuove generazioni, è sicuramente un lavoro che va apprezzato. Quindi grazie a voi per l'invito, complimenti per questa iniziativa, ma soprattutto complimenti per le tante attività che la città di Coreno sta organizzando nel corso di quest'estate. Grazie Presidente Pompeo, invito ora a portare i suoi saluti il Presidente del Consiglio regionale Mauro Boschini. Buonasera, ringrazio anch'io Simone Costanzo, il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, innanzitutto per l'invito, poter portare il saluto della Regione Lazio a questa importante cerimonia, è per me un motivo di grande soddisfazione, ma un motivo di orgoglio. L'intitolazione di una piazza o di una strada ha come primo obiettivo quello di mantenere vivo il ricordo di alcune persone, di mantenerne vivo l'esempio, la loro capacità di essere stati precursori di alcune idee o molto più semplicemente aver avuto una funzione sociale di aggregazione, di crescita collettiva. E l'altra funzione è che chi come me, Antonio Pompeo, non conoscevamo Don Raffaele,
ma attraverso appunto l'intitolazione di una strada, di una piazza, anche chi magari non ha conosciuto alcune persone possono farlo e possono capirne l'esempio e la funzione che si è avuto in un paese, in una comunità. Ecco, allora io penso sia stata una scelta giusta, ma soprattutto, ripeto, non conoscevamo noi Don Raffaello, abbiamo ascoltato le testimonianze. Io credo che di persone e di esempi come quello che le testimonianze ci hanno raccontato, ecco, questa società ne abbia tanto bisogno. Abbia bisogno di chi lavori ad aggregare, a mettere insieme le persone, a farle confrontare, a far diffondere valori di capacità di stare insieme, di rispetto, valori antichi che io penso questa società deve riscoprire in tutta la sua forza. Allora ecco, grazie Simone, grazie all'amministrazione comunale, anche per noi per questa occasione, ma soprattutto perché con questo esempio rappresentiamo un pezzettino in più di una crescita collettiva. Grazie. Invito ora il Vescovo Luigi Vari a portarci il suo saluto e poi a benedire la targa in onore di Don Raffaele. Prima ancora però ci tengo a fare due ringraziamenti al prefetto, che per la sollecitudine con cui ha risposto alla nostra richiesta di concedere lo spazio e di intitolarlo a Don Raffaele, e poi ringrazio l'assessore Giuseppe Di Vito per lo sforzo profuso nell'organizzazione dell'evento. Al signor Sindaco, Presidente, Presidenti e tutti voi autorità e voi soprattutto che siete qui presenti, ecco, vorrei ritornare così a conclusione a quella locandina di cui ci parlava il fratello di Raffaele, di Don Raffaele, ma io l'ho conosciuto da ragazzo, quindi eravamo compagni di seminario, era un pochino più grande e mi ricordo che mi colpì. Io gli dissi pure con un po' di... ma quando uno è ragazzo queste cose... Raffaele, ma tu che hai fatto? Perché era... ci raccontava, no, della sua, dei suoi problemi. Lui mi raccontò tutto. Io da quel momento cominciai a essere colpito dalla sua tranquillità, dalla sua serenità. E poi con questo sguardo un po', lo dico in senso buono, bisogna sottolinearlo, che questo è un aggettivo buono di questi tempi, questo aspetto un po' da zingaro, come voi nella locandina avete, chi è stato l'autore della locandina? Veramente quella locandina coglie proprio questo aspetto di mitezza, di libertà, di indipendenza di Raffaele. Allora lo vogliamo ricordare proprio con tanto tanto affetto, e in genere, ce lo ricordava il Presidente, le piazze e le strade sono intitolate a persone che uno dice ma questo chi era? E nessuno sa raccontarlo. Io spero che per tanti anni qua si dica ma questo chi era? E tutti possano rispondere. È stato un papà, è stato un fratello, è stato un padre di Coreno, e che veramente il Signore lo tenga in gloria e tenga vivo il nostro ricordo. E grazie per questa iniziativa che ci onora come Chiesa di Gaeta, ci fa piacere e penso incoraggi tanti parroci che stanno lì e ci stanno sul serio. E adesso benediciamo questa targa.